Ciao Claudio, grazie per essere qui con Spettacolo News. Come stai? Come stai vivendo questa nuova esperienza per Rai 1 con Macari? Grazie a voi. Come la sto vivendo? Sono molto, molto eccitato all'idea di rivedere dei luoghi meravigliosi della mia terra. Già da qualche promo ho visto che ci sono delle immagini stupende, straordinarie. Spero che il pubblico possa apprezzare il vero protagonista di questa serie, che è la Sicilia, in tutte le sue sfaccettature, le sue contraddizioni, le sue bellezze e anche delle tragedie. Ci sono delle somiglianze con il protagonista, cioè il Claudio assomiglia al protagonista in qualcosa? Ma assolutamente sì, io sono palermitano, come Gaetano Savatteri ha saputo raccontare molto bene il carattere dei palermitani. Lui ha vissuto a Palermo per tanti anni e ha saputo raccontare persino le ritualità gastronomiche che fanno parte un po' del nostro vissuto, cioè il bar tipico di Castellammare del Golfo, dove mangiare le cassatelle prima di arrivare a Macari o lasciando Macari e San Vito Lo Capo. Insomma, sono cose che appartengono un po' alla nostra generazione, quindi è un linguaggio moderno, contemporaneo di una Sicilia di oggi che riconosco molto, molto simili al mio vissuto. In più, poi personalmente, insomma, sono tornato a vivere anch'io dopo 27 anni di Roma a Palermo, giusto un anno e mezzo fa, e quindi insomma, interpretare per prima cosa un palermitano che ritorna a vivere a Palermo dopo tanti anni di Roma è stata una fortunatissima coincidenza che mi ha permesso un po' di caricare questo personaggio anche di un aspetto, se vuoi, sentimentale, emotivo, che hanno un po' tutti i siciliani. Che sono stati un po' costretti a lasciare la propria terra quando riescono a tornarci. Ecco. C'è stato un momento in particolare che ricordi con piacere sul set? Il doppi tamponi settimanali? No, è stata una lavorazione molto, molto faticosa, molto difficile per via delle norme anti-Covid, ovviamente. Alla Palomar sono stati bravissimi, non siamo riusciti a non fermarci mai, ci hanno davvero protetto in tutti i modi. Ricordi tantissimi. Mi ricordo che la scena più bella era quando dovevo fare un dialogo a mare, durante un bagno estivo. Io chiedevo di ripetere quella scena tutti i giorni, magari per farla venire un po' meglio, diciamo. Col caldo siciliano estivo, recitare in mezzo, dentro l'acqua era sicuramente una delle cose più belle della lavorazione. Soprattutto in quel mare lì, nel mare di Macari, insomma, un sogno. Per concludere, tre aggettivi per descrivere secondo te questa serie. Ma è una serie leggera, ironica, dissacrante, che però lascia anche grande spazio al sentimento, alle emozioni e alla riscoperta del proprio passato. Io ti ringrazio tantissimo, ti faccio un Grazie grande in bocca al lupo. a te. Evviva il lupo. Ciao.